Come sta andando la preparazione in vista di una stagione importante, quella del 2013? Ma per ora bene, per ora intanto ho fatto il primo palio a Buzzi, ho vinto e ora andiamo avanti, iniziamo con le corse a pelo, speriamo che vanno bene e basta. Ecco. Pali a Siena, dirigenze, contatti, ci sono possibilità di monte nel 2013? Senti, un po' di contatti ce li ho. Però sinceramente fino all'ultimo non mi sbilancio a parlare. C'ho da fare ancora meglio quest'anno, perché c'ho da recuperare un po' di punti a Siena, però insomma non mi sto preoccupando, io continuo a fare come ho sempre fatto, a fare il migliore dei modi, poi vediamo un po' come va. Qui da Fabio ci sono tanti cavalli, come si svolge la tua giornata tipo? Dalla mattina alla sera si monta. E si finisce solo a pranzo, rientro a mangiare, poi ritorno e rimonto, quindi la giornata è piena, ecco. E com'è il rapporto con Fabio? Ma bene, rompe un po' la scatola ogni tanto, ma è bravo. Ti dà dei consigli? Sì, un mestierante, però una persona che ti dà parecchi consigli molto validi. E con te si allena anche Silvano Mulas, come vi trovate insieme? Una persona anche lui che magari ti dà qualche consiglio, vi trovate bene? Sì, con lui si lavoro abbastanza bene, ora tanto lui per ora non c'è intanto. Lui ancora è in letargo ancora, lui si risveglia a marzo quando iniziano le corse, c'è chi può, c'è chi non può. Però niente, ripeto, lavoro bene con lui e anche, ripeto, sia da lui che da altri accetto sempre i consigli io. Senti, e qual è un cavallo in particolare con scuderia che secondo te potrà dire la sua nel Palio di Siena? È una bella domanda quella. Non c'è un cavallo in particolare che può dire, cioè la possono dire tutti. Tutti, perché il Palio di Siena può essere messo in un modo come in un altro, e quello davvero è una domanda che non ti so rispondere. Però c'è uno o due che monteresti ad esempio? Io li monterei tutti, io sì. Monterei anche un cavallo a due gambe prima di montare, però ripeto, c'è lo specialista, come c'è quello, un cavallo che ormai ha anche già un po' di esperienza, e quindi sicuramente cavalli che ti permettono di farti vedere, ecco. Hai montato un cavallo importante, che è Magettiglio. Sì, sì. Forse hai subito un po' troppo la pressione di un cavallo così importante. Ma neanche la pressione, sinceramente. Ci sono stati errori miei, come errori anche da altre parti. Sono andato a montare questo cavallo, sì, è un cavallo chiacchierato, tutto quello che... cioè, un cavallo sì chiacchierato, però è un cavallo anonimo in piazza, diciamo la verità. Un cavallo che non si era mai visto. Cioè, mai visto fare un giro a palla di cannone in piazza, io alle prove non l'ho provato perché non me l'hanno fatto provare, quindi cosa posso dire? Ho fatto i miei sbagli, mi assumo le mie responsabilità come se le deve assumere qualche un altro. Quindi pronto però per dire la tua nel 2013? Ma sicuramente, secondo ci sarà. Sicuramente non ci tiriamo indietro.